E allora, grazie a voi, ne sappiamo qualcosa di più, consegniamo il premio e poi ci vediamo il corto. Buonasera, Presidente. E allora, raccontaci qualcosa. Allora, grazie al Festival. Il disabile non sono io. Il disabile è l'interlocutore, poiché disabile di pensiero. E con oggi sono 31 primavere. Primavere? Inverno. Che piacere ritrovarci. Questo è un altro regalo di Franco Barca, che noi ci conosciamo sin dai primi anni in cui venivamo. Complimenti per questo meraviglioso lavoro, prego. Ari, buonasera. Allora, mi inorgoglisce molto aver trattato un grafico sulla base del quale io poi ho scritto la sceneggiatura. Si tratta della mia prima regia, quindi la mia prima opera come regista. Come è stato fare l'attore? Come è stato fare te stesso? Come è stato stare davanti a una macchina da presa? Me stesso, perché, allora, questa è una tematica poco considerata? No, per niente considerata. Problemi, vivo quotidianamente questi problemi, queste emarginazioni. No, lui va avanti oltre qualsiasi cosa. È stato bellissimo, ma molto faticoso. Perché io da qua sono partito. Allora, che sia l'augurio di poter fare poi il lungo. Allora, ci sarebbe un video messaggio, vogliamo mandarlo, per la sezione Storie Calabresi. Il premio va al cortometraggio Grido di Libertà del regista Angelo Antonucci di Roma. Ma abbiamo un video messaggio. Ce l'abbiamo? Niente po' di meno che Franca Trozzo. Vieni qua accanto a me. Raccontaci qualcosa. Enzo è uno degli amici, un'amicizia nata qui, proprio in uno dei tanti festival, che poi è diventato anche uno dei registi con cui abbiamo lavorato. Raccontaci invece di questo lavoro che hai appena finito. Allora, io... No, sei tu che forse... Mio come migliore attrice protagonista, Francesca Pecora. Vado io a prenderla, questa meravigliosa. Vieni, bella, consegna. Vieni. Eccola qua, accanto al tuo regista. Ci vuoi raccontare qualcosa di questa esperienza? Graderei la presenza di Eugenio Piovosa per un riconoscimento. Certo. Il Corto Medicino Festival c'è così. Anche per me, buonasera a tutti. Grazie tanto per... No, è stata l'occasione, ha detto forse venga a festa, ti tricoli. No, il mio lavoro non è difficilissimo, nel senso ci vuole un po' di occhio, un po' di esperienza. Io ho cominciato quando avevo 20 anni, adesso sono 40. Grazie. E niente. La nostra mitologica, vieni, sbaciucchiatela, vai. E vai, continua, lupo. A me niente. Vincitore allora assoluto della 17esima edizione del festival è Rodio Massimo Ivan Falsetta con il traggio Al di là del mare. Consegna il premio Natascia Lavalle, presidente associazione Centro Studi Don Ciccio Salvino di Mendicino. Lo sapevo io che ci saremmo rivisti. Ti lascio il microfono. Guarda che anch'io però ho messo Costantino al comico. Sì. Allora, sono veramente emozionato perché comunque vincere una 17esima edizione di un festival è qualcosa di bello e di importante, quindi l'ho già fatto prima, ma mi è doveroso allargare i ringraziamenti perché qua ci sono io a rappresentare il produttore e il regista, però dietro di me c'è una troupe
c'è un cast, c'è chi ha contribuito a finanziare questo lavoro, quindi i coproduttori, che ringrazio calorosamente, c'è la Film Commission Calabria che è anche partner di questo lavoro, quindi c'è tanto lavoro dietro, c'è l'accoglienza, c'è la voglia di raccontare un dramma, perché poi alla fine... questo premio, perché di fronte a questi argomenti... Natasha, anche se c'è tuo marito, puoi baciare il premiato, senza esagerare, io no. Io stasera sono soltanto un ambasciatore. E mandiamo il coso. Hassan! Dobbiamo partire. Ci hanno trovato una sistemazione. Ma davvero te ne vai, Hassan? Io sono già sistemato. Vieni a prenderti questo premio. 10. Manuele Arcure. Manuele, ecco, beh, insomma, godetevi anche Manuele Comprato. E ha vinto la signora Carmela Durano. Vice 64, doppio premio.